Cagliari 5, Torino 0. Attenzione, non si gioca al Sant'Elia, eppure Hjelpe e compagni escono fra applausi tanto convinti quanto rabbiosi. Neppure ai tempi del mitico Gigi Riva, i rossoblù avevano imposto una goleada di queste proporzioni, con Mazzone e Mimo della più scaltra dell'alchimia. L'avvio del Torino è irresponsabilmente presuntuoso e Firicano non ha esitazioni nel castigare le leggerezze altrui. La faccia di Mondonico è quella delle domeniche stregate e nel giro di 10 minuti Herrera ruba palla a Scifo, supera Annoni e mette in condizione Francescoli di realizzare il 2-0. Tatticamente il contropiede del Cagliari sovrasta il forcing dei padroni di casa, con Oliveira ala in grado di allargare la difesa, Cappioli impetuoso nelle sortite e Francescoli sempre pronto al dialogo anti-Annoni. Nel primo tempo i cross sono sporadici, ma se non altro Aguilera e Casagrande sembrano creare le premesse per una ripresa produttiva. Nella seconda parte della gara, invece, Mondonico ricorre alle quattro punte. Poggi esterno e Aguilera, Casagrande e Silenzi pigiati come su un autobus all'ora di punta. Per rifornire questo attacco servirebbe il miglior Scifo, ma la curva maratona fischia i suoi errori. Lui applaude ironicamente e Marchegiani tenta invano di porre fine al poco simpatico contenzioso. Il Torino non c'è con la testa e persino il bravissimo Fusi si lascia sfuggire un pallone determinante. Volata di Francescoli che rievoca il contropiede uruguagio alla ghigia e il 3-0 è cosa fatta. Al Cagliari non è stato difficile fare il terzo gol. Francescoli ha ringraziato Fusi ed è andato incontro a Marchegiani superandolo per la terza volta. Le ammucchiate nell'area di Hjelpe diventano la norma degli ultimi 20 minuti, ma più stretto è l'imbuto e più arduo è assicurare assist giocabili. I granata sono sbilanciatissimi e su felice imbeccata di Cappioli, l'ex Pusceddu scarica un sinistro alla rombo di tuono. 4-0, incredibile ma vero. I fans torinisti non ne possono più. Gridano tutti alla Lazio, denunciando un pericoloso clima di smobilitazione. Ora tocca ai giocatori dare tutto sino alla doppia finale di Coppa Italia, magari ricordando anche la colpevole rassegnazione con la quale hanno subito l'ultima rete. 5-0, firmato Oliveira. E adesso ascoltiamo le interviste realizzate con la collaborazione di Carmelo Alfonso. Ma sì, che penso che quello che ha fatto il Cagliari è quello che è il calcio. Quando si trova una giornata storta, domenica scorsa, anche se avevamo giocato molto bene, Udinese non aveva fatto niente, abbiamo avuto degli errori, anche il mio rigore, che ci ha costretto a perdere un punto. Oggi ci è andato tutto per il bene, anche con una squadra molto più blasonata e difficile, abbiamo avuto fare 5 gol, vuol dire che questo è il calcio, conta anche la fortuna. È una prestazione sconcertante, un'occasione questa per chiedere scusa ai tifosi pubblicamente a nome della società, sicuramente ne sono convinto lo faranno anche i giocatori. Noi non abbiamo fornito una prestazione all'altezza di quelle che sono le nostre potenzialità, senza nulla togliere al Cagliari che ha giocato una partita comunque secondo me stupenda. Non mi devo scusare perché non esiste questa cosa, però mi devo vergognare. Ma rispondete, che è successo? Vi siete almeno interrogati? Avete chiarito qualcosa? No, sicuramente dobbiamo parlare molto, perché così non va. Oggi è stata un'onta, penso, per noi e per chi è venuto a vedere la partita. Domenica scorsa eravamo, sembrava che eravamo dei fenomeni e tutto un tratto oggi siamo diventati dei brocchi. Io penso che qualsiasi giocatore professionista ed è pagato per svolgere il proprio lavoro fino a fine campionato e penso che nessuno di tutti questi abbia la testa altrove, penso che tutti quanti fino a fine campionato daranno il massimo.